Lo so, è un video un pelino lungo, però l'estratto di quello che abbiamo fatto ieri, il live su Twitch, è stato interessante anche confrontarmi con le vostre opinioni e leggere i vostri messaggi in tempo reale. Mentre parlavo, raccontavo quelli che sono stati i miei giudizi nei confronti dei singoli di questo europeo vinto, stravinto, meritato, vissuto dall'Italia. Quindi mettetevi comodi perché questo video andrà per le lunghe. Vi chiedo come al solito un mi piace, massimo supporto e condivisione che stiamo andando da Dio. E poi ovviamente ricominceremo a parlare di Juventus e di calcio di club. Ma in questo momento non si può non parlare della nazionale. E vi chiedo di scaricare OneFootball, il link. E anche a dirvelo qui sotto in descrizione, un'applicazione che fa per voi lo sponsor del canale. E dato che questa è la settimana in cui appunto la Juve si ritrova per ricominciare una stagione, è il momento ideale perché il calciomercato, nome su tutti, Locatelli, scotta e bisogna iniziare a chiudere adesso le trattative. Ragazzi, prendetevi, non lo so, una birra, un tè, una Coca-Cola, acqua, bevete acqua, come diceva Cristiano Ronaldo, e ascoltatevi le mie opinioni su quelli che sono stati i giocatori e Mancini, quello che hanno fatto durante questo campionato d'Europa, e poi aspetto il vostro pagellone invece qui sotto nei commenti perché è veramente bello capire anche la vostra opinione e vedere dall'altra parte i vostri occhi cosa hanno visto. Partiamo da Gigio Donnarumma, che è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Donnarumma è il miglior giocatore di Euro 2020, ok? E ci ha salvato. Ci ha salvato nella semifinale e ci ha salvato nella finale e ci ha salvato anche con tante piccole parate, perché non ne ha fatte tante, ma è stato spettacolare in quelle poche che ha fatto, coefficiente sempre di difficoltà alto. Abbiamo vinto l'Europeo grazie a Donnarumma e vi dico proprio tranquillamente. Sto rosicando un sacco e non sono tifoso del Milan, quindi immaginate quanto possono rosicare in questo momento i tifosi del Milan, perché non siamo riusciti a concluderla questa trattativa, perché alla fine Szczęsny non è andato e non è arrivato, quindi Gigio Donnarumma, ma sarebbe stato fantastico, sarebbe stato un sogno a zero Gigio Donnarumma, Ziz, Ziz. E direi che non ci si può discostare dal voto numero 10, dal 10 in pagella per Gigio Donnarumma, perché questi sono i portieri veramente forti. Ragazzi, i portieri delle grandi squadre devono fare questo. I portieri delle grandi squadre devono parare e avere fare poche parate, ma super super decisive. Non è ancora ufficiale, indubbiamente al PSG non sarà ufficiale da qui a breve. Quindi è stato un colpo di mercato che dovevamo chiudere e non siamo stati bravi. 10 a Donnarumma, assolutamente. Poi abbiamo Meret che non ha disputato neanche un minuto uomo squadra, diciamo così. È stato un giocatore importante magari per il gruppo di Mancini. C'erano tanti portieri sui quali tra l'altro si poteva puntare, direi, come terzo portiere. Alla fine Meret, che è l'unico che non ha giocato nemmeno un minuto, quindi senza voto al buon Alex Meret del Napoli. Poi abbiamo Salvatore Sirigu, ecco qua invece. Secondo me bisogna capire. Allora, ovviamente a livello di campo è senza voto. Indubbiamente è senza voto. Però Donnarumma, non dimentichiamocelo, che quando va ai microfoni ringrazia Sirigu e dice che è una figura troppo importante. Quindi se Donnarumma ha performato da 10 e ci ha salvato e ci ha fatto vincere un europeo, significa che Sirigu ha lavorato bene, sia come secondo e sia come chioccia. Quindi sono quei giocatori silenziosi, leader carismatici dello spogliatoio che poi vanno a creare questi risultati. Quindi se stamattina ci siamo svegliati campioni d'Europa, il merito è anche di uno come Sirigu che senza mai giocare, se non un minuto nella partita contro il Galles, ha tenuto la testa alta e ha compattato il gruppo. Quindi bravissimo Salvatore, siamo tutti contenti. Poi c'è Bastoni. Io Bastoni pensavo giocasse titolare a inizio anno, a inizio europeo, ero sicurissimo che la coppia potesse essere uno tra Bastoni e Bonucci, con Chiellini titolare sempre, ovviamente, ma che nei momenti, un attimo in cui non stava bene, potesse essere Bastoni a giocarsi il posto con Bonucci. E invece no, perché Chiellini è stato bene praticamente sempre nel finale, nelle partite decisive, dal Belgio in poi, intendiamoci, quindi da quando il gioco si è fatto veramente duro, si è riposato quando si è fatto male, per fortuna si è fermato in tempo, dopo aver segnato un gol che gli è stato
addirittura annullato per fuorigioco, e il vice Chiellini è stato addirittura Acerbi. Ma Bastoni è sicuramente un punto di partenza per il futuro della nazionale italiana e, ahimè, dell'Inter, ma credo che si possa dare 6 a Bastoni per la prestazione che ha fatto contro il Galles, anche 6 e mezzo, dai, abbiamo vinto l'Europeo, quindi è inutile fare i tirchi con i voti, quindi 6 e mezzo all'avventura di Bastoni in azzurro, e sicuramente sarà il nostro futuro. Toloi, allora Toloi non me lo aspettavo nel ruolo di terzino destro bloccato, dove invece l'abbiamo visto molto spesso, è stata questa la caratteristica che l'ha reso convocabile, perché diversamente se no poteva andarci uno tra Romagnoli e Mancini della Roma, e alla fine invece era fatto Toloi proprio per questo, italo-brasiliano, quindi la Coppa America l'ha persa, l'Europeo l'ha vinto, è stato un giocatore importante perché molte volte Mancini optava per veramente giocare con un difensore più bloccato, anche solo per dare l'impronta alla partita, per rimanere un po' più ancorati ai tre dietro, un po' come faceva Pirlo, si difende a tre, si imposta quattro, una roba del genere, e, no, al contrario, si imposta a tre, si diventa quattro, e direi che Toloi merita anche lui 6 e mezzo, ha fatto qualcosina di più ovviamente rispetto a Bastoni, non è stato un super decisivo, non era un titolare, ma servono anche questi giocatori qua. Infatti la grande forza secondo me del gruppo di Mancini, lo dico dall'inizio, è che tutti i giocatori sono arrivati consapevoli del fatto che quello era il loro ruolo, e che poi ovvio si poteva lottare per, ma sapevi che se c'è Bonucci Chiellini gioca Bonucci Chiellini, se c'è Acerbi e Bastoni te lo deve far andare bene, ovviamente lo sapevano loro, se ne sono parlati, e tutti continuavano a dire che la formazione giusta era quella lì e che Mancini stava scegliendo bene, e infatti il gruppo ci ha fatto vincere l'Europeo, perché forse non era la squadra più forte in assoluto, quello che l'ha meritata di più sicuramente, abbiamo espresso un grande calcio, ma in generale forse la Francia era comunque superiore guardando la formazione, leggendo gli uomini, palmarès individuale dei giocatori, nei singoli, ma noi avevamo il gruppo, e il gruppo nasce anche da queste piccole cose qua, e i campioni dell'Europa siamo noi. Acerbi, io credo che Acerbi meriti 7 perché Acerbone ha sostituito Chiellini in maniera super dignitosa e ha pure fatto l'assist per Pessina in un momento delicato della partita, quindi direi 7, e avercene dei giocatori come Acerbi che accettano la panchina e che quando sono chiamati in causa sforano delle grandi prestazioni, quindi 7 per tutto quello che è stato Acerbi all'interno del gruppo squadra e per quello che ha fatto pure in campo, quindi contentissimo anche a livello personale, perché è un giocatore che ha attraversato un brutto momento in carriera legato purtroppo a un tumore che ha dovuto combattere anni fa, l'ha superato e ha vinto l'Europeo, non da protagonista ma quasi. Leonardo Bonucci Ale, allora Leonardo Bonucci ragazzi lo sappiamo, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, io l'ho sempre amato, da quando è andato al Milan un pochino il mio rapporto con Bonucci è diventato più freddo ovviamente, ma anche in campo tante volte le persone continuavano a dirmi perché continui a ragionare su Bonucci titolare che come vedi è bollito, come vedi è finito, per dire, secondo me l'anno scorso, non quello con Pirlo ma quello con Sarri, non ci ha fatto un anno strepitoso, allucinante, uno dei migliori anni di Bonucci alla Juventus, se non il migliore anno di Bonucci alla Juventus. Quest'anno con Pirlo un pochino meno, direi che bene o male tutta la difesa è stata molto stressata, lo stesso De Ligt non ha fatto una stagione incredibile, ha tirato fuori i lanci, è tornato ad impostare come faceva una volta, ed era una roba che un pochino si era persa, e come vi ho detto anche nel video di oggi il parallelo con Materazzi è incredibile, perché Bonucci segna il rigore ma fa anche il pareggio dopo che è andato sotto, e con quella rete la porti avanti la partita, quindi allucinante, veramente allucinante. Poi granitico insieme a Chiellini, ormai si conoscono a memoria, è una vita che giocano insieme, fantastico, tutto ciò è fantastico, è più una grinta, una voglia, mi è piaciuto la Matti anche quando in conferenza stampa ha aperto prima una birra, poi una Coca-Cola, poi ha detto me la sono meritata, te la sei meritata cazzo Leonardo, te la sei meritata, e siamo contentissimi che tu e Giorgio ora possiate finalmente dire abbiamo vinto qualcosa in Europa. Bonucci
Io penso che il voto di Bonucci possa essere tranquillamente 9,5. Per quello che è stato l'Europeo di Bonucci, penso che si possa tranquillamente dare 9,5 a Leonardo Bonucci. Quindi sono veramente contento che sia stato rimesso anche tutto in discussione, perché su Bonucci non ci si credeva più come giocatore titolare, eh? E a me va bene che si possa ricominciare a pensare a un post Bonucci, ma Bonucci è alla Juventus, c'è, se arriva un'offerta può partire indubbiamente, ma sappiamo bene che è più probabile che parta Demiral di fronte a un'offerta da 40 milioni di euro, roba che invece Bonucci, difficile che arrivi un'offerta così grande. Il valore di mercato di Bonucci è basso anche per via della sua età, e Chiellini, se farà un altro anno, perché al momento è svincolato, l'anno dopo non ci sarà, e quindi ci vuole un altro come Chiellini, e quello come Chiellini può diventare Bonucci, che può diventare importante anche non giocando, o comunque giocando meno rispetto a quello che sta facendo ora, ma ora è ancora un giocatore importante, l'abbiamo visto durante questo Europeo. Poi c'è Giorgio, vabbè ragazzi, a Giorgio cosa gli vuoi dire? Giorgio penso che non gli si possa dire niente, anzi io con Giorgio ho un debito grosso e spero di averlo saldato parzialmente oggi acquistando la sua maglia. Ho acquistato la sua maglia con la vittoria dell'Europeo sullo store degli azzurri. Avevo la maglia di Chiesa nel carrello, stavo per acquistarlo, era andato anche su PayPal e poi ho detto no, fermi tutti, io devo prendere Chiellini, io devo prendere il capitano di Giorgione mio, di King Kong, della bestia, madonna quanto ti amo. Ieri sera l'ho scritto su Instagram, sono Chiellini sessuale, credo di sì. E a parte che è stato fantastico incontrarlo dal vivo, Giorgio Chiellini è stato indimenticabile, ed era anche un momento un po' particolare suo perché non stava bene, veniva dall'infortunio, gli ho detto capitano noi ti stiamo aspettando, e il capitano è tornato lato Juve, dove quest'anno ha fatto una pessima stagione, e forse devo dire la verità, questa cosa mi ha un po' fatto ricredere sul fatto che Chiellini potesse ancora essere in questo momento un giocatore da questi livelli e con così tante partite ravvicinate da giocare. Non pensavo, mi ha veramente sorpreso, e quindi è questo il mio debito con Chiellini ed è per questo che ho comprato la maglia. Non pensavo potesse regalarmi delle prestazioni di così alto livello agli europei contro gli avversari migliori del mondo che volevano vincere, e con così pochi giorni di differenza da una gara all'altra, perché quest'anno Chiellini non è andato bene semplicemente. Sono contento che anche i più giovani possano finalmente vantare nel loro palmarès una gioia a livello nazionale, perché se siamo qua ragazzi, e se io faccio tutta sta baracca, è perché nel 2006, quando ne avevo 14 di anni, l'Italia ha vinto il mondiale, e quella scintilla lì mi ha fatto innamorare. Quindi ci vogliono queste cose, sono essenziali anche per la passione, il ricambio passionale, perché quando non andiamo ai mondiali 3 anni fa è pesante, lì pensiamo che sia tutto finito e che non ci sia un ricambio generazionale. Ieri sera dei bambini, vedendo quello che è successo per strada, in televisione, tutti contenti, magari diranno il prossimo che lo alza un trofeo con l'Italia voglio essere io, e nascono anche da queste piccole cose qua, che non sono piccole, sono enormi. E Giorgio Chiellini ovviamente di voto gli devo dare 10, perché ha superato secondo me i suoi limiti imposti dal fisico e i suoi limiti imposti dal tempo. Quando un giocatore riesce a fare queste cose qua, ragazzi, deve essere premiato. E poi finalmente ha alzato un titolo europeo. Giorgio, quanto bene che ti voglio. C'ho il libro lì, devo ancora finire di leggere, mi manca gli ultimi 2 capitoli, ma ci sono già dei capitoli nuovi da aggiungere. Spinazzola, a mani basse, secondo me, il miglior giocatore dell'Italia. E aggiungo, secondo me, Spinazzola è pure il miglior giocatore dell'Europeo in generale. Io a Spinazzola do 10 elode, perché come prima vi ho detto che Chiellini ha superato i suoi limiti, lo ha fatto pure Spinazzola. Spinazzola veramente ha superato di tantissimo i suoi limiti e ci ha perso a livello fisico pure.
ci ha messo il cuore, sì, ci ha messo il cuore, ci ha messo il cuore, cazzo, l'ha buttato oltre l'ostacolo. Spinazzola veramente allucinante, ed è dal giorno che abbiamo ufficializzato la Roma che dico che mi dispiace, un grandissimo rimpianto per quanto mi riguarda, è la cosa che mi dispiace ancora di più, non tanto di non avere Spinazzola a Juve, ma che Spinazzola abbia questa carriera continuamente tormentata dagli infortuni. Questa è una roba che a livello proprio suo personale mi dà un fastidio atomico, mi dispiace per lui, ma è da 10 lode Spinazzola, bravo. È stata la mia prima dedica, l'ho detto anche oggi nel video, no, è stata la, sì, si è fatto l'arco tra i grandi. Il mio primo pensiero è stato Spinazzola, la vinta, nonostante il tendine, contentissimo. Poi c'è Emerson, che è stato quello che è stato chiamato a sostituire Spinazzola, e noi partiamo all'inizio dell'anno dell'Europeo con Spinazzola, Florenzi titolare, e finiamo con Di Lorenzo, Emerson, per motivi legati alla fisicità dei due. Quindi abbiamo vinto con un'idea diversa da quelli che erano i titolari e non per scelta tecnica. Emerson è stato bravo a sostituire Spinazzola, ieri mi è anche piaciuto, mi era anche spiacciocchiato con la Spagna, ma meno rispetto a ieri. È un giocatore interessante, non è un fenomeno, è un passo indietro a Spinazzola, ma quando vieni buttato nella mischia e dal niente sai che sei una riserva e devi giocare la semifinale e la finale dell'Europeo, inizia a essere pesantina l'aria che respiri, e quindi penso che debba meritarsi 7 per la difficoltà, il contesto di difficoltà nel quale è stato inserito a freddo. È andata bene così, siamo contenti di Emerson, benissimo. E Di Lorenzo il discorso è analogo, male ieri, anche sul gol in generale, male ieri Di Lorenzo, ma assurdo, questo ragazzo assurdo, perché lui parte e dice, ma figurati se io lo gioco da titolare a questo Europeo. Lo sapeva lui, lo sapevamo noi, lo sapeva Mancino, lo sapeva Florenzi che era il titolare. Poi il polpaccio di Florenzi dice di no, e allora lui viene inghiottito all'interno dell'uragano chiamato Italia, si ritrova a titolare con la Spagna, partitone, 1000 diagonali, un giocatore interessante, anche lui non è un fenomeno, assolutamente no, è un umilissimo calciatore che ha superato i propri limiti ed è andato a giocare al di là della sua comfort zone. Quindi 7 e mezzo, anche gli do anche 7 e mezzo, perché non era mica facile per un giocatore non abituato a questi palcoscenici qua ad andare a vincere questa cazzo di coppa. Quindi tanta roba di Lorenzo. Florenzi, dispiace tanto, perché purtroppo non se l'è goduto. Doveva essere anche il suo Europeo, lo è stato perché sicuramente lo sentirà suo, ma non da protagonista, e questo un po' potrebbe dargli fastidio, giustamente. 6 e mezzo, primi 45 minuti con la Turchia e qualche minuto ieri in finale, e nulla più. Florenzi, sei campione d'Europa, non ti preoccupare, goditelo, bello di nonna. Ieri hai dedicato la vittoria alla mamma, e che resta glielo ricordo, dedicala anche alla tua nonna, è bellissimo, bello anche perché sono contento anche per lui. Jorginho, allora qua adesso bisogna fare un discorso fatto bene, e la butto subito lì la bomba, per me Jorginho merita il pallone d'oro, punto. Io spero che vinca il pallone d'oro Jorginho. Bisogna sempre però capire in base a cosa vai a premiare, perché se premi per i titoli conquistati, Jorginho deve vincere il pallone d'oro, o lui o Emerson Palmieri. Se invece giudichi in base al giocatore di per sé, a chi è effettivamente il più forte, è un altro discorso. E Jorginho, santo il signore, se facevi anche quel gol su rigore che ci dava la semifinale e la vittoria finale, sarebbe stato pazzesco, sarebbe stato follia pura, perché vabbè, ti sei ammazzato il sogno, per sfortuna, ma ti sei ammazzato il sogno. Io credo che sia da 10, non si può dare meno di 10 a Jorginho. Lo so che in alcuni momenti non è stato lucidissimo, però ragazzi, gestire il pallone sempre come fa lui, con la tranquillità che ha lui,
è qualcosa di assurdo. Ci sono stati dei momenti in cui era un po' invisibile, spariva, ma durava poco, perché l'ordine che mette Jorginho... Allora, l'anno scorso non sarei stato contentissimo dell'arrivo di Jorginho. Oggi farei carte false per averlo a Juventus, ma veramente farei... Boh, farei di tutto, farei di tutto. Cioè, tu questo lo metti in una squadra e te la cambia. Te la cambia completamente. L'anno scorso il mio dubbio non era tanto sul fatto che fosse forte, perché lo consideravo forte, ma non così forte. Quest'anno ha fatto una... Se siamo qua a dire secondo me merita il pallone d'oro, è perché da titolare e da protagonista ha vinto Champions League ed Europeo. Allucinante. Credo che sia assolutamente da 10 e da pallone d'oro. Bravo, bravo Jorginho, ti vogliamo bene, ti vogliamo un sacco bene, un sacco bene. Poi c'è Loca Locatelli. Tanto adesso è ora, adesso è ora di firmare il contrattino con la Juventus. Però tanta roba, perché anche lui parte e lo sa, perché gliel'hanno detto. Non sei titolare, quando torna Verratti gioca lui, ma ci hai messo in difficoltà, hai messo in difficoltà Mancini per il ruolo da titolare. Tanta roba, tanta roba, con in mezzo anche una doppietta, così, per togliersi lo sfizio, di dedicarselo, questo europeo, di farlo suo, tanta roba, veramente tanta roba. Non è stato il titolare, alla fine, penso anche che sia stato giusto così, ma come bastoni, l'Italia del futuro è roba sua, è roba loro, abbiamo un futuro davanti che è roseo. Quindi dobbiamo essere contenti, tranquilli, fieri ed orgogliosi di quello che è un ricambio generazionale che sta funzionando. E 3 anni fa sembrava il disastro. Non avevamo nessun giocatore a dire oh Dio, quello lì che è italiano lo prenderei, perché ora abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, chiudiamo gli occhi, uno vale l'altro. E sono tutti giocatori fantastici. Credo che Locatelli possa meritarsi un 8 in pagella, perché ha avuto la bravura di ritornarsi titolare e anche l'umiltà di ritornare in panchina nonostante avesse risolto con una doppietta la sfida con la Svizzera. Quindi 8 e ti aspettiamo alla Juve. Dai, ci servi. Parella è partito bene al top con il Belgio, con il gol. Poi il motorino di Barella si è inceppato e non è più riuscito a rimanere sui suoi livelli. Io credo che Barella non sia al massimo della sua forza, Io credo che Barella abbia appena iniziato. Deve abituarsi a scomparire meno dalla partita, perché ci sono dei momenti veramente in cui scompare dalla partita e ci sono dei momenti invece che è ovunque. Deve sistemare questa cosa qua, perché non è ancora continuo in questo momento. Lo diventerà, perché ha dei margini di crescita incredibili. Farei carte false per averlo alla Juventus. È un altro di quelli che ci guiderà un domani sempre più azzurro. Molto stanco, sono d'accordo, sì, però credo che l'otto sia giusto anche per Barella. Un buon 8 in pagella è giustissimo. Forse anche 8 e mezzo, gli do anche 8 e mezzo, perché il gol col Belgio non era mica facile, quindi gli do anche 8 e mezzo a Barella, che da qui però mi aspettavo di più. Questo lo devo dire, mi aspettavo di più proprio perché l'ho visto stanco verso la fine, spremutissimo da Conte. Verratti, allora, su Verratti ci sarebbe tantissimo da dire. Mi limito a dire che è stato un giocatore importante ed invisibile, ma si vedeva che non era il meglio. C'era palesemente visto che non era il meglio. Poi questi giocatori qua, per fortuna, quando hai questa tecnica, questa visione di gioco, anche se non stai bene, anche se sei un po' più lento, Verratti zoppo, come l'abbiamo visto all'Europeo, nel centrocampo della Juventus, te lo prende e te lo fa da così a così. Questo Verratti qua, il Verratti che sta bene, addirittura ti alza di 2-3 spanne il livello. Si poteva fare tanto meglio, peccato non averlo avuto al massimo della sua potenza. Per fortuna Pessina, Locatelli e incredibilmente anche Cristante erano pronti a dare il cambio. L'unico che non cambiava mai, che non ruotava mai, era Jorginho. Infatti quando ieri era per terra si è fermato il cuore per un momento. Penso che Verratti sia da 8, ok? Poteva fare tanto di più, non stava bene. Però un buon europeo anche per lui, dove non inizia con gli altri, proprio per via dei problemi fisici che l'hanno un po' attanagliato anche successivamente, probabilmente.
Castrovilli, senza voto. Lui e Pessina hanno sculato la convocazione alla fine per via degli infortuni di Sensi e di Pellegrini. E Pessina è andato molto bene, Castrovilli meno, però anche lui avrà sicuramente modo di diventare un perno del domani dell'Italia. Era ancora un po' troppo presto, senza voto, ma sei campione d'Europa. Sei campione d'Europa. Invece Brian Cristante, tanta roba. Forse i voti sembrano anche un po' strani, però io li voglio dare in base anche a quelli che erano le mie aspettative iniziali e quello che poi invece ho visto da parte dei giocatori, o la conferma di quello che pensavo. Io a Cristante voglio dare un voto molto alto. Voglio dare un voto molto alto, che è 8. Non ha fatto gol, non ha fatto assist, ma è stato il giocatore che Mancini tutte le volte lo voleva. Tutte le volte, se c'era un problema, se c'era un cambio da fare, c'era Cristante. Cristante entrava sempre. Cristante era addirittura il cambio disegnato per Jorginho, con Jorginho a terra ieri. Poi non se ne è fatto niente perché alla fine Jorginho si è ripreso. Ma Mancini ha dato tantissima fiducia a Brian Cristante e io credo che sia giusto riconoscergli un 8, proprio perché non mi aspettavo niente da Cristante. Niente! Non mi aspettavo da Cristante. E invece ha fatto più, tanto di più di quel niente che mi aspettavo all'inizio. Quindi tanta tanta roba Brian Cristante, tanta tanta roba. Ne ha parlato bene anche Mourinho l'altro giorno in conferenza. Matteo Pessina Denaro, ormai è stato ribattezzato. Ecco, tanta roba, tanta roba, tanta roba Pessina. A parte che ha avuto un impatto con la nazionale tremendo, cioè qualcosa di assurdo l'impatto di Pessina, score realizzativo altissimo. E un altro a cui voglio dare un voto alto, credo di potergli dare 8,5 come Locatelli, che sono i primi due cambi del centrocampo, appunto insieme a Cristante, che metto un po' più indietro perché è più normale degli altri, ma Pessina e Locatelli davano un dinamismo al centrocampo ed erano dei giocatori fantastici perché stavano in panchina, stavano zitti, non interessava. Due gol anche, uno col Galles e uno nella sfida di eliminazione diretta, quindi tanta roba anche lì. Pessina mi ha stupito in positivo, non tanto perché lo conoscevo, però nell'Atalanta giocava molto più offensivo, giocava molto più avanti. Dosarlo in una mediana a 3 invece pensavo potesse fare un po' più fatica, soprattutto perché era rimasto fuori dai convocati. Se non si rompe Sensi non c'è Pessina, e magari l'europeo non diciamo, magari Sensi fa l'europeo più bello del mondo. È andata bene così alla fine per gli italiani e credo che sia giusto dare 8,5 a Pessina. O tiro a giro, Lorenzo Insigne, un po' sotto le mie aspettative, pensavo molto meglio. Ero partito con l'idea di un Insigne che poteva essere uno dei grandi a trascinarci. Non è stato così. Un bellissimo gol, ha fatto veramente un gol fantastico ed è andata bene così. Dai, diciamo che è andata bene così, ma gli devo dare ovviamente un'insufficienza. Però rispetto alle mie aspettative, un voto che va intorno al 7, 7 più, una roba del genere, e non è un bel voto secondo me. Io, esatto, me l'aspettavo più trascinatore, l'ho visto ancora un po' più indietro. Mi aspettavo davvero di più da Insigne, ero sicurissimo potesse fare un ottimo europeo, ma è campione d'Europa, è un titolare, è il nostro numero 10, quindi ok così. E qua, io ho finito le parole per questo qua. Io per questo qua ho finito le parole, non so veramente più cosa si possa dire di Federico Chiesa. Questo se continua così entra davvero nei big, nei grandi. Io sono impressionato dalla sua voglia, dalla forza fisica, dalla sua cattiveria. Sono veramente impressionato. Lautaro Chiesa, ma neanche per chi sbaglio. E lo amo, semplicemente amo il suo modo di giocare a calcio, il suo modo di soffrire, il suo modo di sapere che tutto andrà come vuole lui. È il nostro crack, nostro sia Juventus che nazionale, e sono fiero di avere Federico Chiesa in rosa e credo che possa meritare 9,5 perché lui nemmeno parte titolare. Lui è stato l'unico vero grande cambio di Mancini per questioni legate al merito piuttosto che agli infortuni. Quindi allucinante, allucinante. È un giocatore
imprendibile. Anche ieri, l'unica occasione buona, vera e propria che abbiamo avuto prima del gol è Chiesa che parte da metà campo, li scarta tutti, in mezzo a 3 a 4, fa dei tunnel e poi va al tiro. Io non... Ok. Super ok. Ok, Domenico Berardi, anche lui un po' delusione, sono sincero, perché anche da lui mi aspettavo di più ed ero convintissimo che potesse durare il Berardi titolare e il Chiesa in panchina, e non perché consideri Berardi più forte di Chiesa, assolutamente no, ma perché avevo visto che la gestione di Mancini era questa qua. Invece alla fine Mancini è stato intelligente e ha fatto quello che avremmo fatto tutti. Io mi aspettavo una scelta più conservativa verso quella direzione lì, e la cosa buona è che lui ha capito, lui Mancini, che alla fine Berardi è un ottimo giocatore ma non è ai livelli di Chiesa, quindi ottimo. Buon europeo anche per Berardi, secondo me. Nelle prime partite è stato super decisivo, cioè aveva sbloccato un paio di partite tra assist e autogol e ci serviva. Da quando le cose sono andate sul difficile è stato Chiesa, ma l'europeo di Berardi è ottimo ed è anche il giocatore che ieri nella lotteria dei rigori fa il primo gol, quindi buono. Io sono contento, soprattutto perché davvero Berardi non è da questi palcoscenici. Eppure, per quanto si sia vista questa cosa, lui ci ha provato, ce l'ha messo, ha rischiato più delle sue potenzialità. Poi ogni tanto aveva le gambe che tremavano, dicevano Giacomo, però sono d'accordo con l'8 e mezzo, perché un altro, vedete, io sto premiando quelli che secondo me sono andati oltre quello che erano loro, e credo che Berardi sia uno di questi, quindi tanta roba. Non è titolare, non sarà titolare, non merita la titolarità, ma ha fatto un europeo spettacolare per quelli che erano i suoi mezzi. Ora, fermi un attimo, anche qua ci sarà da parlarne tanto. Non dirò rischia la giocata, quelle puttanate lì, anche perché un pochino mi sono stancato e mi ha dato anche fastidio i giornalisti della Rai che come prima domanda gli hanno chiesto come mai nella Juve no e in Nazionale sì, perché non giochi, perché giochi meglio qui e là. Ancora dopo la vittoria dell'Europa gli hanno fatto questa domanda e lui si è messo a piangere dicendo che è stato un anno difficile per lui sotto tutti i punti di vista, e ha ringraziato le persone che hanno continuato a credere in lui. Io non gli avrei dato un euro a Federico Bernardeschi, non gli avrei dato un euro, non pensavo potesse fare quello che ha fatto. E lui tranquillamente, con tutta l'umiltà del mondo, cosa ha fatto? Entra e segna due volte il rigore, semifinale e finale, Spagna e Inghilterra, e se siamo campioni d'Europa è incredibile da dire, ma una buona parte del merito è anche di Federico Bernardeschi, ed è assolutamente quello che abbiamo sempre detto, è un giocatore normalissimo. Ma se questi giocatori si mettono nella testa che sono dei giocatori che partono dietro ai titolari e che non avranno la stessa notorietà, ma che in brevi parti di partita o in alcune partite da turnover diventano dei titolari per quei minuti lì, allora Bernardeschi è uno di quelli da tenere. Se questi giocatori poi iniziano invece a dirti no vabbè io però voglio giocare, voglio più spazio qui e là, diventa un problema. Ma la gestione impeccabile del gruppo di Mancini è stato anche e soprattutto questo, e siamo campioni d'Europa grazie a Federico Bernardeschi, al quale voglio dargli 8 e mezzo, gli do 9 perché mi ha segnato tutti e due i rigori, gli do 9, incredibile, non, ve lo giuro, non avrei mai pensato di dire una roba del genere. Cioè se mi avessero detto 2 mesi fa darai 9 a Bernardeschi come pagellone, no, non ci avrei mai creduto. Sì, 7 più Insigne, 9 Bernardeschi, per un motivo, è quello che vi dicevo prima, è come ho interpretato io da Insigne mi aspettavo tantissimo, da Bernardeschi niente, e invece guardate un po' com'è andata.
è stato fantastico. Fantastico tutto quello che è stato per me, e sono contento. E sono contento per Berna, sono umanamente contento per Federico, perché capisco che non sia stato facile per lui. E il Paolo con il Galles su punizione, sì, tra l'altro. A parte tutto da lui, no? Cioè, se lui davvero dice, a me va bene, io so che ho dei limiti, ma voglio rimanere alla Juve altri anni, perché? E mi metto a disposizione della squadra come ho fatto con l'Italia, gioco quando c'è da giocare, se non gioco non succede niente, se gioco bene... E amen. Poi ovvio che in allenamento può diventare un giocatore da sostituzioni, però mi devi partire con l'idea che sai che parti dietro e devi veramente fare il miracolo per scalare. E non a 5 pipi l'anno, tra l'altro, sì. Però sono patti chiari, amicizia lunga. Cioè, intendiamoci da subito. Non è che se poi non giochi, allora si inizia a dire: ah, Mimo, ma come Demiral? Su Demiral fate un ragionamento, lo si vuol tenere o non lo si vuol tenere? È il futuro? Non è il futuro? Ragionateci adesso, bisogna essere chiari con i giocatori, perché poi vedi che cambia tutto, cambia veramente tutto. Ciro Immobile, il nostro centravanti titolare, e mi ha ricordato tremendamente questo europeo, il mondiale del 2006, dove i nostri attaccanti facevano gol un po' uno, un po' l'altro, un po' uno, un po' l'altro, a spot. Ciro è un giocatore forte, secondo me è un giocatore forte, ma non è un giocatore bravo a giocare in queste squadre qua che vogliono veramente veramente fare la partita. Lui è un contropiedista incredibile, lui è un giocatore fortissimo a chiudere le ripartenze, e non è questa l'Italia. E forse non è nemmeno forte da questi palcoscenici qua. Però il suo l'ha fatto, non ha fatto benissimo, siamo tutti d'accordo. Penso che 6,5 sia il voto più giusto per Ciruzzo, che ora con Sarri probabilmente si divertirà. Però anche lì bisogna capire, perché Sarri è uno di quelli che vuole fare la partita. Però noi lo sappiamo che Sarri, tra Higuain, Ronaldo, adesso Ciro Immobile è sempre uno che ha fatto segnare tanto gli attaccanti. Bisognerà capire se la Lazio riuscirà a capire Sarri e se Immobile riuscirà a capire Sarri. O non è il centravanti per questo tipo di gioco, indubbiamente, semplicemente questo. E voglio dare 6,5 anche al Gallo, stesso discorso di Immobile, non è un attaccante da questi livelli qua, da queste categorie qua, non è semplicemente abituato a queste cose qua. Ma il Gallo, cazzo, c'ha una voglia che ha inseguito chiunque tutte le volte che è entrato, ha lottato, ha pressato, è andato a sgomitare, a saltare, a difendere il pallone, a tenerlo alto. Bravo, bravo Gallo. Bravo, perché quando non ci arrivi con la tecnica, con l'intelligenza, ci dai di fisicità, ci dai di cuore, di anima. E ce l'ha messa il Gallo Belotti, ce l'ha messa. Sarà impazzito ieri sera quando ha sbagliato il rigore, e sarà impazzito. È andato tutto bene lo stesso. Ha rimediato Bernardeschi. E quindi ok, 6,5 anche al Gallo. 6,5 anche al Gallo. E poi c'è Giacomino Raspadori, che purtroppo è da senza voto, perché ha giocato pochi minuti col Galles e basta. Però è stata anche questa una vittoria di Mancini, far giocare tutti tranne Meret, che era il terzo portiere. E anche Raspadori tornerà a casa contento, da campione d'Europa, e con la consapevolezza che nel domani ci potrà essere lui che riparte dal fatto che lui ha già vinto con la nazionale. Quindi senza voto per Raspadori, ma concludiamo con Mancini, che di cui non ho la slide, è da 10 lode anche lui. Spinazzola e Mancini sono i miei due nomi su tutti gli altri, poi ce ne sono tanti altri che sono da 10, avete visto, sono dei voti alti. Mancini ha fatto un miracolo, Roberto Mancini ha fatto un miracolo. Sembrava un matto quando ci diceva andiamo là per vincerlo. Tu lo sai, dici, e vabbè, cosa può dire di diverso, andiamo là per non giocarcela. Lui ci credeva, cazzo, lui l'ha fatto davvero. Lui lo sapeva che c'erano le possibilità, e ha fatto un lavoro incredibile con l'Italia. Non so neanche, ho perso il conto di quante partite consecutive abbia vinto con la nazionale. Veramente bravo. E poi il grande plus di Mancini è che non è 34, non è nemmeno un CT, non è un selezionatore. Lui è un allenatore che fa il selezionatore, come era Conte, no? E ci sono delle peculiarità importanti. Quindi
Bravo. Bravo, sei nella storia, Roberto. Sei e rimarrai per sempre nella storia. Perché ci ha regalato l'europeo. E tanta roba. E sì, lo staff che si è andato a creare con anche Gianluca Nevialli, lo dico oggi nel video che ho pubblicato su YouTube, è qualcosa di bellissimo. E poi pensare che due amici che si conoscono da una vita, non so, 30 anni, una roba del genere, che nel 92 lui l'ha ricordato che ci ha perso la finale di Champions, Sampdoria e Barcellona nel 92, fa ridere, a Wembley, Barcellona, Sampdoria, finale di Champions, ma è successo. E Vialli e Mancini li perdono il titolo di campione d'Europa, lo riconquistano 30 anni dopo nello stesso stadio. Sono quel... Come le descrivi? Dimmi come le descrivi. Come mi descrivi queste cose? Sono degli incroci del destino che sono folli. E vabbè, è uno sport, è un gioco. Sì. Però allucinante. Pensarci a una roba del genere è allucinante. E adesso ci divertiamo, perché tra un anno un po' ci sono i mondiali, che saranno in inverno, novembre 2022 mi pare. Però noi adesso partiamo, che arriviamo ai mondiali, e gli altri dicono: questi sono i campioni in carica degli europei, bisogna stare attenti. Non saremo più sottovalutati, come ci hanno sottovalutato tutti, i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, e sta arrivando a casa, e torna a casa, e mi tatuo qua il tatuaggio della Coppa, e la Coppa non c'è più, la Coppa sai dove la devi andare a cercare? Vai a Roma, prendi il tuo aeroplanino, voli nel cielo, fai Londra-Roma, e quando atterri la vedi, e lì fai un pianto e torni a casa a prenotare il tatuatore che te lo toglie con il laser. Mi spiace tanto, la Coppa a Roma, ragazzi, avete inventato il calcio, complimenti, grazie per averlo inventato, e noi ve lo insegniamo, vi insegniamo come si gioca al gioco che avete inventato voi, che poi anche quello avete inventato voi, non lo so, tientelo, va bene, l'hai inventato te, grazie per averlo inventato il calcio, grazie per aver inventato il calcio.